Buongiorno e buon inizio settimana. È stata un po' dura per tutti con questi sbalzi di temperatura, vero? Adesso va meglio, ma non abbassate la guardia. Una volta si diceva aprile non ti scoprire, maggio adagio. Sembra che questi detti valgano ancora. Brr, che freddo! Avete sentito l'ultima notizia sulla salute? A me è piaciuta tantissimo perché dà ragione a quello che ho sempre detto. Leggere libri fa bene alla salute. Lo dimostra una ricerca scientifica sulla book therapy, biblioterapia o terapia della lettura. A cosa fa bene leggere? A tante cose. Crea un vocabolario più ampio e quindi apre la mente al problem solving. Riduce lo stress e agisce come rilassante. Mantiene attive le funzioni cognitive e funzionali del cervello. Aiuta nei disturbi lievi dell'umore e del comportamento alimentare. Anche con l'aiuto delle persone stesse stanno nascendo diverse biblioteche dentro gli ospedali. Ma davvero può bastare un libro a guarire una malattia? Ovviamente la lettura di un libro non può guarire, ma può essere una parte importante di un percorso integrato. E a me sembra un bel passo avanti tra scienza e approccio olistico. Cosa ne pensate voi? E qual è l'ultimo libro che avete letto o che vi è piaciuto tantissimo? Scrivetelo qui sotto perché sono tanto curiosa. È stato riscontrato che leggere è un ottimo sostegno anche per l'ansia, la depressione, la paura. E questo ci porta ai miei prossimi argomenti per i video della settimana. Mercoledì uscirà il mio vlog e domenica, come sempre, il video di salute naturale. Questa settimana, mercoledì, come superare le proprie paure e chi non ne ha? E domenica, come superare l'ansia. Ah, tutto un superamento questa settimana. Eh sì, bisogna superarsi per andare avanti e stare sempre meglio, non credete? Comunque, a molte persone l'ansia si presenta e si scatena proprio in primavera. Di ansia ne ho già parlato in diversi video, qui e qui, se volete iniziare a guardarli. Ma domenica vi darò le mie ultimissime strategie, sempre più facili da mettere in pratica e sempre più efficaci. In più, siccome sento già molte persone parlare di vacanze, vi informo che come ogni anno organizzo vacanze di benessere per trascorrere un po' di tempo insieme e rigenerarci. Quest'anno sarò con voi per 5 giorni dal 12 al 17 agosto a Salsomaggiore Terme per fare meditazione, alimentazione sana, naturopatia, massaggi, bagni termali, fiori di Bach, benessere alle terme. Il massimo. E dal 2 al 16 settembre sarò in India in un meraviglioso resort ayurvedico affacciato sull'oceano indiano. Chi vuole venire insieme a me è il benvenuto. Massaggio ayurvedico in India, bellissimo. Bene, ho concluso per oggi. Mettete il vostro mi piace, per favore, tanti mi piace, tanti nuovi video. Iscrivetevi al canale con un click e attivate le notifiche. Condividete questo video, mandatelo anche via mail ai vostri amici. E io vi aspetto presto, sempre qui, sul canale. E trascorrete una buona settimana, naturalmente. Ciao!